Maggiore, operazione Farmer Business, un'operazione portata avanti dal, dobbiamo dire, dalla Procura di Catanzaro, ma con l'intervento dei carabinieri di Catanzaro e del Comando Provinciale di Crotone. Sì, è stata portata avanti appunto dai carabinieri del nucleo investigativo di Crotone e dai colleghi della Provinciale di Catanzaro, sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro. È un'indagine che è già iniziata nel 2017, è durata diversi anni, molto articolata e complessa con intercettazioni di tipo tecnico ma anche tradizionale, che è interessato la locale di Indrangheta di Cutro, Grande Aracri. C'è grande attenzione sull'arresto del Presidente del Consiglio regionale Tallini, ma fra i 19 arrestati ci sono soltanto i Grandi Aracri? No, ci sono anche altri soggetti dell'area catanzarese e anche soggetti che gravidano ovviamente nell'area dell'Emilia Romagna, sebbene originari eh, di Cutro. Questa operazione riguarda i grandi laragri perché nonostante eh, ci sia sempre grande attenzione continuano a fare il loro business. Sì, abbiamo visto purtroppo come le figure femminili si sono dimostrate figure apicali e di continuità dell'operatività della locale di Indrangheta una volta che i loro congiunti siano stati ristretti in carcere. Lei diceva che è durata dal 2017 questa operazione, quindi le indagini su questo settore, ma quali settori coinvolti? Ah, I settori coinvolti sono molteplici da quello che va dal cippato alla green economy, ai videopoker, alla questione dei prodotti farmaceutici. Maggiore, sono stati già interrogati gli indagati di questa operazione? La maggior parte diciamo, sono già stati assicurati alla giustizia, chi in carcere e chi agli arresti domiciliari. Immagino che non è finita questa indagine? Le, le, le indagini diciamo, sono in corso per altri sviluppi, ma anche di altro tipo.